Il comitato del quartiere centro ha la sua sede. L'assessore Viola finalmente ci ha dato l'ok per avere la disponibilità della casetta del custode come sede del quartiere 16 il primo e il terzo mercoledì di ogni mese. Un tempo il giardino pubblico era un'oasi di pace, di relax nel cuore della città. Di quel che c'era una volta è rimasto poco. Diciamo che questi giardini hanno bisogno di una manutenzione e penso che deve essere costante, non saltuariamente. Hanno fatto qualcosa un mesetto fa, però diciamo che secondo noi ci sarebbe molto da fare. C'è molto degrado, specialmente dalla parte della casetta del custode. Spesso vediamo persone adulte che in caso di necessità, invece di andare al bagno pubblico, usano degli angoli della casetta all'interno per fare i loro bisogni. Il verde dovrebbe essere un po' più curato. C'è un impianto di irrigazione che era stato fatto tanti anni fa e in parecchie zone è veramente in stato di abbandono, tubi rotti, l'acqua che irriga la parte che non sono necessarie. Poi forse ci vorrebbe anche la presenza di ogni tanto da parte delle forze dell'ordine o anche dei nostri vigili che insegnino anche l'educazione, biciclette che scorrazzano per i giardini, gente coi piedi sulle panchine appena verniciate. L'altro giorno, parlando con dei giardinieri, abbiamo scoperto che hanno dimezzato nella parte dell'aiola centrale, nelle aiole grandi, l'irrigazione, perché chiaramente invece di bagnarla tutti i giorni la bagnano un giorno sì, un giorno no, perché il comune deve pagare, fa un po' ridere diciamo questo discorso, però molto probabilmente cambiano i tempi, devono pagare il consumo dell'acqua all'azienda, all'acqua padana, quindi molto probabilmente c'è un risparmio anche su quello. Poi c'è un'iniziativa, avete già preso accordi con l'assessore, di cosa si tratta? Di trovare un giorno dove la cittadinanza, come già in altre parti della città è intervenuta, con del buon volontariato, con dei rastrelli e con delle palle, ripulire un po', dare una pulizia a fondo del giardino.